Branch Cinema è andata a intervistare i The Lotus. Adesso vi faccio vedere. Ciao a tutti, noi siamo i The Lotus, io sono Rossano, cantante e tastierista. Io sono Marco, il batterista. Luca, chitarra. Pietro, tastiere e X. Lui fa anche il fonico. Fonico, programmatore. Eccetera. Allora, la band si è formata circa 10 anni fa e all'inizio suonavamo cover, ma già inizialmente scrivevamo i primi pezzi inediti che poi sono stati inclusi nel nostro primo disco, Forgotten Silence. E in quegli anni abbiamo avuto la possibilità di suonare in vari posti della zona, ma anche in California. Siamo stati negli Stati Uniti per 3 mesi e abbiamo calcato qualche palco di Los Angeles. L'esperienza statunitense ci ha traumatizzato da un certo punto di vista, perché è stata un'esperienza difficile in quanto abbiamo avuto problemi con la ditta di booking con la quale eravamo partiti e quindi, essendo noi tutti molto giovani, diciamo che l'esperienza ci ha temprato e questo poi ci ha aiutato nel corso del tempo a formarci in maniera, ecco, un po' diversa da tutte le band della zona. E appunto ci ha aiutato anche a formare i nuovi brani che dal 2008 fino al 2010 sono stati composti per andare nel primo disco intitolato Forgotten Sirens, uscito nel fine 2010, inizio 2011. Io sono entrato nella band un annetto e mezzo prima, all'incirca, che facessimo il primo album. Sono arrivato che gran parte dei pezzi erano già in via di composizione. Insieme a me è entrato anche Lanx alla batteria e... Da premettere che lui nessuno lo voleva. Sì. Così. È entrato, poi non ce lo siamo tenuto. Sono stato invitato alla festa. Vabbè, dai. No, e da quei brani è nato Forgotten Silence, il nostro primo lavoro, concept album, tra l'altro. Abbiamo fatto al Morphing Studio a Bologna, prodotto da Cristiano Santini. Un uomo alto, molto alto. Io vorrei sottolineare la bellissima esperienza che abbiamo vissuto insieme nella stessa casa sopra studio. C'era la casa sopra lo studio e tra l'altro era luglio. Se non sbaglio, sì, era luglio. 43 gradi circa all'ombra. Sì, senza condizionatore a Bologna. Bellissimo. Molto esatto. Tomorrow è stato il nostro primo EP, perché siamo una band che è partita in modo strano, prima con l'album e poi con un EP. In genere si parte al contrario. Perché la verità è che produrre musica costa, che oggi è raro che questa musica ti venga pagata, e dato che per noi è una passione, un amore, l'abbiamo fatto a spese nostre e ce lo siamo fatti tutto qua dentro. Tomorrow è un album che parla, a differenza del primo, della speranza nel domani, del fatto di continuare a provare, e noi abbiamo continuato a provare. We will break our chains for redemption.
grazie al disco Forgotten Sirens. Il secondo tour l'abbiamo fatto in Inghilterra e è stato di 32 giorni. È stata un'esperienza bellissima. Siamo andati lì con, col camper da San Benedetto fino all'Inghilterra. Pensate, siamo partiti con un camper, siamo tornati con metà camper. Sì, praticamente. Diciamo, però sì. Vabbè, mancava il tappo della benzina, sì, il tappo dell'acqua, mancava la doccia che non c'era più. Mancavano parti di letto, il tavolino. Tutto, però. Abbiamo speso un sacco di soldi. Vabbè, sì, in effetti. È un'esperienza meravigliosa. Tutta la band. Sta per arrivare un altro lavoro, il terzo, un mini album, un mini concept album chiamato The Awakening, ed uscirà molto a breve, anzi uscirà probabilmente a fine giugno, quando riusciremo a suonare al Florence Award. E se posso dire una chicca sull'album, nell'album sarà presente anche una piccola graphic novel che farò io di persona. Sai, oggi hai un po' l'abitudine a comprare un CD e guardarlo, sì, sempre i testi, le cose. Quindi abbiamo deciso di ampliare un po' il lavoro facendo appunto questa graphic novel, in modo che così chi acquista il CD è più invogliato a farlo e poi soprattutto ha una storia dentro da leggere che tra l'altro nasconde tutti un po' i misfatti e i significati dell'album. Veniteci a trovare, anzi a vederci a Florencia il 27 giugno. Ah, no, dovete assolutamente venire a sentirci il 27. 27? Ah, sì, perché se no dopo loro non li vedete più. A me nemmeno, perché io comunque so. Lui già vive a Milano, già è un milanese. Beh dai, non diciamo imbruttito. Non li vedete più, è brutto. Infatti, magari brutto. Speriamo di rivederci ancora e ancora. Ci trasferiremo. Ci venite tutti a trovare a Manchester. Esattamente. Dai. Ci trasferiremo in Inghilterra. Venite a trovarci anche nei nostri siti internet e social, www.the-lotus.com, e social su Facebook, Twitter, Official, Reverb Nation, YouTube, per ascoltare i nostri pezzi. Potete ascoltare gli album su Spotify. In the roads.
Ciao. Ciao. Avete visto? Grandi The Lotus. La puntata di 360 Music si conclude qui. Io sono il vostro Jay Endo. Dietro alla telecamera c'è Branch Cinema e questa è 360 Music. Ciao.